dalla cattedrale di Sant'Ambrogio in Vigevano. Ascoltiamo ora il suono a lutto per la scomparsa del Papa Emerito Benedetto XVI. Ascolteremo il suono dell'annuncio di morte del Santo Padre, quindi i 20 tocchi sulla campana maggiore e la distesa della stessa alle ore 16 di sabato 31 dicembre. Orario concordato dalla diocesi per dare questo suono che annuncia appunto la morte del pontefice emerito. A presto! Accettate la rete e troverete. Cara comunità ecclesiale di Vicevano, che cosa significa in concreto l'invito di Cristo a accettare la rete? Significa in primo luogo, come per i discepoli, credere in Lui e fidarsi della Sua parola. Anche a voi, come a loro, Gesù chiede di seguirlo con fede sincera e salda. Ponetevi pertanto in ascolto della sua parola e meditateli ogni giorno. Questo docile ascolto trova per voi concreta attuazione nelle decisioni dell'ultimo vostro sinodo diocesano, conclusosi nel 1999. Al termine di quel cammino sinodale, l'amato Giovanni Paolo II, che vi incontrò il 17 aprile 1999 in udienza speciale, ebbe ad esortarvi, cito le sue parole, a prendere il largo e a non avere paura di inoltrarvi in mare aperto. Mai si spenga nei vostri cuori l'entusiasmo missionario suscitato nella vostra comunità diocesana da quella provvidenziale assise, ispirata e voluta dal compianto vescovo Monsignor Giovanni Locatelli, il quale aveva ardentemente auspicato una visita del Papa a Vicevano. Seguendo gli orientamenti fondamentali del Sinodo e direttive del vostro attuale pastore, restate uniti tra di voi ed apritevi ai vasti orizzonti dell'evangelizzazione. Vi sia di costante guida questa parola del Signore. Tutti sapranno che siete miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri. Portare i pesi gli uni degli altri, condividere, collaborare, sentirsi corresponsabili, è lo spirito che deve costantemente animare la vostra comunità. E noi ricordiamo Papa Ratzinger, sì, perché è stato un grande teologo, sì, lo è stato anche Gregorio Magno. Ma è stato anche Leone Magno, grandi cose, belle cose, per carità. Ma il titolo per cui egli sconvolge o può sconvolgere la nostra vita è che Joseph